Un incontro dedicato alla nascita del nuovo consorzio unico, che nasce dalla fusione fra i consorzi dell'Agro Pontino e quello del Sud Pontino e che si è svolto presso lo storico impianto idrovoro di Mazzocchio. In occasione dell'istituzione del consorzio, che si chiamerà Lazio Sud-Ovest, è stato presentato alla platea e alle autorità presenti dalla commissaria straordinaria Sonia Ricci un ricco reportage sui lavori effettuati per la salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico, la ristrutturazione degli impianti idrovori e il potenziamento delle infrastrutture irrigue. Io ritengo veramente che i consorzi di bonifica così rinnovati possano essere un grande tributo ai territori. E lo sono per loro natura, per come sono nati. Io non sto qui a ricordare che se spegniamo questo impianto dove stiamo 10.000 ettari si allagano, insomma un po' la storia del nostro territorio la conoscete. Ma sono, possono essere un tributo perché capaci di stare sull'innovazione e su due grandi temi che abbiamo di fronte, la risorsa e la tutela dei territori. La risorsa perché questo è un territorio prettamente agricolo e quindi qui la bonifica può e deve svolgere un grande ruolo, e tutela perché ahimè i cambiamenti climatici ci impongono un nuovo paradigma. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha tenuto a sottolineare i risultati positivi, frutto di un lungo lavoro di squadra e di fondi derivati dai contribuenti. Noi abbiamo lottato per ridurre i consorzi di bonifica, che prima non pagavano neanche gli stipendi agli operai, e ora stanno investendo milioni di euro per garantire la qualità delle acque, garantire sicurezza contro gli allagamenti legati ai cambiamenti climatici. Sono meno consorsi perché le cose inutili le abbiamo tagliate. È un altro esempio di buon governo che cambia la qualità della vita. La provincia di Latina per l'agricoltura è leader italiana ed europea, e quindi avere una buona rete di irrigazione garantita dal consorzio è fondamentale. Quindi qua c'è un pezzo di sviluppo futuro della regione. Andiamo avanti nel piano di investimenti di rilancio dei consorzi di bonifica del Lazio, con questo che è strategico e il più importante anche sulla piattaforma nazionale e non solo europea. Un consorzio che nasce dalla fusione ma anche dall'ottimizzazione e dalla capacità progettuale di recuperare risorse importanti, risorse che vengono dal PSR in questo caso e da fondi regionali.